Buon pomeriggio dal TGR Lazio. È durata poco più di 3 mesi la latitanza di Valentino Iuliano, considerato dagli inquirenti uno dei membri di spicco del clan Cordaro, organizzazione criminale che governa alcune piazze di spaccio di Torbella Monaca. L'uomo si nascondeva a Monterotondo, a tradirlo un incontro con la mamma e la sorella che erano tenute sotto stretta osservazione. La cronaca di Francesco Trapanotto. Non ancora trentenne, ma alle spalle una consumata carriera criminale. Valentino Iuliano, classe 1990, è stato arrestato a Monterotondo dagli uomini della squadra mobile di Roma e del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Iuliano era latitante da 3 mesi, ritenuto membro della nota famiglia Cordaro, importante clan di Torbella Monaca, clan sgominato nel luglio del 2016 con l'operazione R9 che aveva portato all'esecuzione di 37 misure cautelari. Le accuse riguardavano reati pesanti, traffico di stupefacenti, violazione della normativa sulle armi, riciclaggio, truffa, omicidio e tentato omicidio. Arrestato proprio per quei provvedimenti restrittivi, Valentino Iuliano a maggio si era reso latitante dopo un'errata dimissione dal carcere di Tolmezzo, avvenuta per una sua assoluzione in un altro processo. Appresa la notizia della sua scarcerazione, era stato poco tempo dopo dichiarato latitante. È così che è iniziata la caccia all'uomo da parte della polizia. La squadra mobile ha lavorato sugli spostamenti e sui contatti dei familiari e delle persone più vicine a Iuliano, che è rientrato dal Friuli, non si è mai spostato dal territorio di Monterotondo. Domenica sera gli investigatori, dopo aver ascoltato una conversazione telefonica tra familiari che programmavano un appuntamento, hanno pedinato la madre e la sorella del latitante. Alle 22 l'incontro a Monterotondo con Iuliano, che è stato subito bloccato dagli agenti senza avere neppure il tempo di reagire. Ora è in carcere a Regina Coeli. Chi indaga lo ritiene un personaggio criminale di primaria importanza nel contesto di Torbella Monaca, attualmente imputato in un processo quale promotore di un agguerrito sodalizio composto da decine di affiliati, alcuni condannati in altri procedimenti con l'aggravante del metodo mafioso.